Il mio problema più grande da quando ho iniziato a lavorare con i social media, da quando ho iniziato a lavorare su me stesso, dopo un periodo, dopo aver fatto 12 anni di nuoto agonistico, aver mollato tutto a 18 anni, avevo una ragazza, mi sono lasciato con la ragazza, avevo scuola in cui ero l'unico maschio e è finita scuola, avevo la moto e ho venduto la moto. Ci sono state tantissime cose che sono successe dai 18 ai 19 anni che mi hanno fatto ritrovare senza aver nulla. In quel momento lì ho iniziato il mio percorso dopo un brutto periodo, ho iniziato a svegliarmi fuori, ho fatto un click, un giorno mi sono alzato e ho detto devo fare qualcosa nella mia vita. È iniziato il mio percorso di crescita esteriore, quindi miglioramento a livello esteriore, e dopo piano piano, questa cosa mi ha portato alla carriera nella moda. Ho iniziato a competere con Mr. World, sono andato in televisione, eccetera. E le persone hanno iniziato a chiedermi: Marco, ma come tieni i capelli? Come tieni il fisico? Eccetera. E da lì sono iniziati i social media. Ho aperto questo canale e ho aperto i miei altri social come creator in modo tale da documentare quello che faccio, poter insegnare alle persone come tengo me stesso. E pian piano, quando cerchi la risposta all'esterno, ti accorgi che la risposta in realtà la trovi solo all'interno. Quindi da lì è passato un po' più a essere crescita interiore e attualmente spiritualità, ma comunque mantengo la parte di self-care, quindi parte esteriore, benessere, eccetera. Quindi è diventato un po' semplicemente un canale mio in cui non c'è una nicchia specifica, ma tratto di tutto. Il punto è che il mio lavoro adesso full time è proprio questo, è lavorare con i social media e questa cosa per tanti anni. Prima di iniziare questo percorso di yoga, di crescita interiore, di meditazione, di lavoro su me stesso, veramente mi ha fatto soffrire abbastanza. Poi piano piano mi sono distrutto, ho avuto proprio una giornata, proprio un periodo in cui ho fatto crack! Durante la meditazione, ne ho parlato anche in altri video in cui ho vloggato questa cosa, ho fatto proprio pack, mi sono sentito spaccare all'interno e da lì mi sono accorto che tutti i miei traumi, tutte le mie cose che volevo, i miei obiettivi, il voler diventare famoso, il voler avere fama, il voler avere numeri, il voler andare negli Stati Uniti e fare recitazione, era in realtà tanti piccoli erano in realtà traumi o comunque mie necessità più fondamentali, quindi la necessità di libertà, che non mi ha mai dato il nuoto, essendo che ho dovuto fare tutta la vita quello. La necessità di essere voluto bene indipendentemente da quello che faccio. La necessità di creare connessioni, perché purtroppo abitando a Peschiera del Garda, che è un paese comunque turistico, quindi non ho creato amicizie. Il nuoto ho amicizie ma sparse, quindi non li vedo più così tanto. E la scuola era l'unico maschio, quindi non ho creato amicizie che sono rimaste, quindi sono sempre da solo. Quindi tutte queste cose qua hanno un po' creato il Marco di prima. E quel Marco ha fatto un leggero crack, anzi un bel crack, e mi sono dovuto pian piano ricostruire. E da lì ho cercato di, tramite introspezione, meditazione e tanto lavoro interiore, ricostruirmi e mi sto ancora ricostruendo in modo molto più consapevole. È una delle cose che sono cambiate tantissimo ed era la cosa che nel momento in cui c'è stato il periodo buio di ricostruzione, un po' all'inizio, lì la cosa che mi faceva soffrire di più era, ovviamente, non sapevo più chi ero, dove volevo andare e quali erano i miei obiettivi, eccetera, e anche non avevo nessun motivo per alzarmi la mattina. Ma quel momento lì andavo avanti di routine perché sono molto stabile, sono molto metodico e persistente, costante, ecco. E quindi andavo avanti un po' per loop, avanti un po' per inerzia. Ma la cosa che mi faceva stare male erano i social media. Ecco perché i social media mi distruggono il cervello, mi hanno distrutto in passato e perché possono distruggere anche il tuo e perché bisogna stare attenti a questa cosa. È una cosa che ormai in realtà si sa, i social sono un'arma a doppio taglio, possono essere veramente una spada con cui ti apri 10 miliardi di porte, le porte della libertà finanziaria, le porte delle connessioni con altre persone, la porta nell'aiutare gli altri, può aprirti veramente tantissime porte. Io da quando ho iniziato a lavorare nel modo corretto ultimamente, negli ultimi 2 anni, veramente prima non guadagnavo niente, adesso è diventato un lavoro full time, prima non conoscevo nessuno, adesso che ho switchato all'italiano per la maggior parte dei contenuti, almeno su questo canale, le connessioni sono migliorate, la gente mi saluta per strada, mi riconosce, è diventato veramente una cosa diversa. Ogni giorno mi scrivono ragazzi che mi dicono, che mi chiedono aiuto oppure che mi dicono che i miei contenuti l'hanno aiutato a migliorare o a stare meglio e questa cosa mi fa veramente tanto tanto piacere. Quindi io essendo tanto tempo da solo qui in camera mi concentro il 90% della giornata su me stesso, sulla mia routine, sulla mia crescita, sull'imparare cose nuove ogni giorno. Quello che sono i social per me è la finestra verso il mondo. Io lo utilizzo
per documentare il mio percorso e aiutare gli altri. Quindi per me è una cosa necessaria. Il problema è che nel momento in cui lo utilizzi per creare contenuti, è un'arma che hai in mano tu. Nel momento in cui lo utilizzi per consumare contenuti, può diventare un problema. Può essere piacevole, ma può diventare un problema. È iniziato tutto in realtà da Instagram. All'inizio, se vi ricordate, c'era MSN, c'era Facebook, c'era Netlog, c'era Habbo. Ma voi vi ricordate Habbo? Mi piaceva tantissimo. Gli MMORPG, i primi MMORPG, No Stale, quei giochi lì, che era quasi come alla fine entrare in un social media, in un'altra vita, la tua identità digitale. Il problema è che dopo Facebook, che era solo per le persone attorno a sé, quindi gli amici, diciamo, locali, poi è arrivato Instagram, che ha iniziato a portare la questione foto e la questione influencer, quindi la questione di creare contenuti per essere scoperto, come i media tradizionali, anche nel resto del mondo. Sono iniziati gli algoritmi e quindi questa continua ricerca di creare contenuti per apparire in un certo modo davanti agli altri. E da lì hanno iniziato i primi influencer come Jay Alvarez o la ragazza di Jay Alvarez adesso, che era all'epoca Alexis Ren, a iniziare a fare le prime foto di coppia in posti bellissimi, esotici e con corpi bellissimi, modelli. E quindi la gente ha iniziato a cercare quell'aesthetic. E da lì i social pian piano sono diventati una corsa alla vita perfetta, a cercare di far vedere la vita, la propria vita perfetta, anche con l'inserimento poi delle highlights, ovvero semplicemente delle storie in evidenza, ovvero le parti migliori di te. E bisogna accorgersi che c'è qualcosa che non va se su queste piattaforme metti solo le tue highlights, la vita perfetta. Ma adesso ci arrivo, anche perché poi ovviamente tutti hanno una vita normalissima, anche Elon Musk, chiunque ha una vita normalissima, ma poi sui social può far vedere quello che vuole, è veramente un'identità digitale completamente diversa. È arrivato poi TikTok e la dopamina continua. Quindi il bello di TikTok è che ti dà, come creator, una possibilità di essere visto da milioni di persone, ma allo stesso tempo quelle milioni di persone ti vedono proprio perché è creato in modo tale da farti stare attaccato il più possibile allo schermo. Tu sei lì che continui a scrollare video brevissimi, che adesso sono un po' più lunghi, ma all'inizio era fatto apposta video brevissimi, e in cui la nostra attenzione deve rimanere lì per 3 secondi, ci piace, no, via, ci piace, via, no, a volte anche proprio neanche un secondo. E questa cosa, un colpo c'è un gattino che ti fa ridere, poi c'è uno scherzo che ti fa anche lì ridere, poi ti fanno piangere, poi c'è una canzone che ti ispira, poi c'è la cosa che invece ti informa. Quindi queste continue emozioni instabili, questa dopamina continua, questa cosa che ti fa smettere di ricercare una soddisfazione un po' più complessa, ma semplicemente quando hai voglia il tuo cervello di una chimica un po' più piacevole, tac, apri un social così, si guarda 10 video, 15, 30, 1000 video e il tuo cervello è distratto e quindi arriva questa insoddisfazione continua, perché poi questa cosa ti porta inconsciamente a dire: ma perché devo fare qualcosa di più complesso che mi porta gratificazione più avanti invece che averla adesso? La gratificazione istantanea è il problema. E in più l'algoritmo fa in modo tale che più stai sull'app e più queste persone guadagnano, perché più stai sull'app più loro possono farti vedere inserzioni, e quindi i creator e la gente che fa contenuti viene spinta di più nel momento in cui fa video che in qualche modo riescono ad aggrapparti i primi 3 secondi e a tenerti il più possibile. Quindi viene premiato chi fa parte di questo gioco, quindi viene, diciamo, penalizzato chi consuma. E da lì quindi inizia il problema. Secondo me YouTube è forse il problema minore. Secondo me YouTube, se io dovessi tenere un social, terrei YouTube, sia come creator che come consumer. Io passo il 90% del mio tempo online su YouTube, imparo di tutto su YouTube e non lo vedo neanche tanto come social. È più un rapporto veramente diverso. Ma quello che arriva dagli altri veramente ti può distruggere il cervello, perché, come vi ho detto, prima cosa, emozioni instabili e insoddisfazioni. Questa cosa della dopamina, della gratificazione istantanea, smette di far avere, soprattutto le nuove generazioni che crescono con questa cosa, voglia di impegnarsi in qualcosa che oggi non è di bell'aspetto, ma che domani ti può dare qualcosa. Come si dice nello yoga, se tu vuoi avere dei frutti, devi lavorare con qualcosa che assolutamente al momento non sembra per niente un frutto. Devi dare da bere, devi mettere del concime, devi mettere della terra, devi mettere un seme, e sono tutte cose
neanche piacevoli, è un brutto lavoro, e aspettare. E da lì poi però quando arriva il frutto te lo puoi godere in un modo molto molto diverso e molto più intenso, molto più profondo. Al giorno d'oggi però le persone sono abituate a sentirsi lanciare frutta in faccia. E quindi ovviamente poi che voglia c'è di mettersi a lavorare su qualcosa di complesso. Il secondo problema, che è quello per cui io sono stato più male, è il paragonarsi agli altri. Perché ovviamente fino a 30 anni fa il paragonarsi con qualcuno era qualcosa di locale. Tu ti paragonavi solo a gente attorno a te. Quindi se il tuo vicino di casa stava meglio di te, vabbè, però si è comprato una macchina nuova, in qualche modo, se proprio uno vuole essere compulsivo, si compra una macchina anche lui, oppure dice vabbè, bella macchina, è finita lì, se lo merita. E invece adesso un ragazzino cresce e si paragona con gente come Snoop Dogg, Elon Musk, Leonardo DiCaprio, Charlie D'Amelio, gente dall'altra parte del mondo con cui non puoi vincere, a meno che non sei veramente qualcosa di pazzesco, non puoi vincere. E una cosa che a me ha aiutato nel momento della mia crescita a capire questa cosa, poi comunque ho fatto anche un video riguardo su questa cosa del paragone un po' più complessa, ma in breve un giorno ascoltai un video di Sadhguru che proprio diceva questa cosa, diceva: paragonarsi con gli altri è una competizione, è un gioco che non puoi vincere. Qui non ha neanche senso iniziare a giocare. Tu contro l'universo, tu versus the universe, non ha senso. Quindi è inutile che ti metti anche a giocare. Ogni percorso è completamente diverso. Sia Elon Musk che Charlie D'Amelio la sera si mettono il pigiama come te per andare a letto. Quello che vedi sui social è finto. E qui arriva l'altro punto. Mettersi in testa che se si vogliono utilizzare i social media per consumare contenuti e anche per crearli, quello che c'è su quel telefono non è la realtà, è qualcosa di finto. È un mondo digitale molto bello, ma non è la realtà. Altro problema è la procrastinazione, è il perdere tempo, perché come vi ho detto prima, l'algoritmo sono fatti apposta al giorno d'oggi per farvi stare sulla piattaforma il più possibile. Questa cosa ovviamente, per quanto uno possa essere stabile in un momento di debolezza o tra una cosa e l'altra, se si mette lì sui social lo si apre anche senza pensarci in modo inconsapevole e si inizia a scrollare e inizia un loop infinito che ti fa perdere tantissimo tempo. Entri in un circolo vizioso per cui perdi tempo, non hai più voglia, quindi sei in una fase down, nella fase down apri, cerchi gratificazione istantanea, quindi apri social che ti fanno stare ancora peggio e più perdi tempo e peggio è. Per entrare in un circolo vizioso ho fatto un video a riguardo e rompere quello scusami, per entrare in un circolo virtuoso ho fatto un video a riguardo anche per come rompere il circolo vizioso. Bisogna quindi cosa? Fare una differenza tra consumare e produrre, utilizzare i social. Io in questo momento che cosa sto facendo? Oltre a quel passo che ho fatto in cui vi ho detto i social li utilizzo per produrre, produco contenuti, nel momento in cui ho smesso di produrre, basta. Ogni tanto ci entro, una volta al giorno ci entro per guardare le storie dei miei amici, eccetera, ma fidate, per produrre va bene, ma non perdeteci troppo tempo, perché ogni giorno ci sono cose nuove, non c'è niente di nuovo. Vedere i vostri amici che fanno cose finte, che in realtà non sono vere, non vi cambia niente. Smettete di seguire persone grip, quindi persone che vi fanno stare sulla piattaforma senza nessun senso. Soft porn, cose di gattini, cose. Smettete di farlo, veramente vi distrugge il cervello. Quindi usarli in modo consapevole, utilizzando un filtro. Proprio prima di aprirlo, sai, ok, sto aprendo Instagram, filtro mentale. Quello che sto vedendo è finto, ci sto per poco ed esco. Se proprio volete usarlo, oppure metto la storia perché mi serve per lavoro ed esco. Utilizzare, consumare contenuti e produrre contenuti che sono veramente utili, che possono aiutare le persone o aiutano te stesso. E ultima cosa, ci sono anche delle cose che si possono fare per evitare di utilizzarli così tanto. Ad esempio, io ho scaricato un'app, non è assolutamente sponsorizzata. Penso che ce ne siano di vari tipi, penso che anche l'iPhone in qualche modo te lo faccia, ma quest'app mi piace molto, si chiama OneSec, e praticamente ogni volta che apri i social ti impedisce di aprirli in modo compulsivo, perché tu apri Instagram, lo devi ovviamente preconfigurare, apri Instagram e ti fa fare un respiro profondo, dura circa 10 secondi, e poi ti dà delle opzioni, ti dice: sei sicuro che vuoi aprire Instagram? Qual è la tua intenzione? Devi mettere o l'intenzione oppure ti dà altre opzioni di attività che potresti fare in questo momento. E questa piccola cosa ti aiuta tantissimo, perché anche nello yoga, quando vuoi diventare più consapevole, la prima cosa è: nel momento in cui stai per fare qualcosa, fermati un attimo, respira e poi falla. Questo è lo stesso principio, questa cosa ti fa diventare consapevole e non compulsivo. Mentre prima eri lì che magari avevi perso un attimo, sei lì tra un lavoro e l'altro e perdi il flow perché apri i social e neanche accorgendone apri Instagram, invece lì lo apri,
Cioè, clicchi e sei lì. Ah, non ho voglia di aspettare 10 secondi. E metti giù. Perché non è voglia di aprire Instagram, non c'è nessuna intenzione, è solo noia. Lo fai in modo compulsivo. E quindi lo fai. Oppure spesso a volte neanche lo apri proprio perché dici: no, ci vuole troppo tempo per aprire Instagram. E quindi neanche lo apri. E quindi il mio utilizzo di social è drasticamente sceso utilizzando queste cose che vi ho detto. Quindi, ragazzi, attenti a utilizzare social media. Possono essere un'arma che veramente vi fa male. Fate un respiro profondo, guardatevi attorno e invece che vivere nella vostra mente o peggio in questa identità digitale che esiste, potete godervela. Può essere bellissima questa identità, ma non identificatevi con essa. Siate consapevoli che è una cosa finta e non siate ne schiavi, ma utilizzatela a vostro vantaggio quando vi serve. Ecco qua, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!